di progettare, se dovessi riassumerlo in poche parole, è essenziale, ricco di significati e poetico. Ricco di significati perché in realtà non mi capita spesso di riuscire a raccontarli i miei progetti, ma dietro ogni progetto, qualsiasi progetto, c'è proprio un'idea forte legata a delle mie idee concettuali, non solo legate al mondo del design, ma di pensiero un po' più filosofico. Mi sono trasferita in Olanda, ho cominciato a lavorare come freelancer in un'azienda molto famosa in Italia, Fratelli Guzzini, ha chiesto di progettare dei piatti e gli è piaciuto il mio approccio a livello proprio di ricerca, quindi giustificativo, e mi ha proposto un contratto di consulenze, diciamo, fisso sui colori, sui materiali, finiture, quindi mi chiedevano di andare in giro per le fiere, di guardare quali potevano essere i trend futuri e soprattutto sul prodotto. Per loro mi occupo anche di fare queste ricerche micro e macro sul mondo attuale, sul forecasting, quindi tutto quello che sarà, quindi previsioni future in ambito design. L'Olanda porto veramente un bagaglio bellissimo, diciamo che è stato anche uno dei periodi più belli della mia vita, in cui proprio ho, sia perché lavoravo come freelancer e avevo poco lavoro, nel senso che era il mio periodo di ricerca, quindi di arricchimento, mentre tutti lavoravano, capito, già lavoravano tantissimo in studio, io in quel periodo cercavo di andare in giro e carpire il più possibile da quello che stava intorno, quindi con calma vedevo cosa stava andando, perché i designer facevano determinate cose, cosa facevano le aziende. Collaboravo con Guzzini, quindi mi interessavo tanto di marketing, e avere un occhio dal nord Europa nei confronti dell'Italia è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, perché il loro approccio è molto meno funzionale del nostro, è molto estetico, cosa che mi caratterizza molto di più. E quindi mi ha dato un po' libertà di espressione da questo punto di vista, cioè spesso noi designer italiani ci perdiamo, nel senso che siamo molto legati alla funzionalità, cosa che ovviamente serve, però perdiamo un po' di poesia. Questo progetto è nato proprio dall'esigenza di riuscire a unire quello che è lo stilema attuale, quindi quello che le persone si aspettano di vedere quest'anno, con anche la necessità di vendere in mercati asiatici. Durante l'ultima edizione di Mesa Luce sono stata nominata tra i Rising Talent da Andrea Branzi e mi ha fatto un effetto bellissimo, ero veramente emozionata per questa cosa, sia perché Branzi è Andrea Branzi, nel senso è uno dei maestri del design, è anche un professore bravissimo, e in tutto il suo design ci leggo veramente qualcosa che mi lega a lui. Forse proprio questo cercare di caricare di significati e non solo di funzionalità il prodotto, questo cercare di essere a volte rivoluzionario e di osare o di voler comunicare qualcos'altro.